Il cinema e gli artisti contemporanei, un rapporto sempre più stretto, simbiotico, decisivo. Per esplorare questo mondo da un punto di vista più completo, a Firenze è andata in scena la 10ª edizione de Lo Schermo dell'Arte Film Festival, evento di grande fascino diretto da Silvia Lucchesi. È un'edizione speciale, decennale per un progetto come il nostro, è stato un traguardo molto importante. Ci abbiamo lavorato molto fino dall'inizio dell'anno, mantenendo sempre però ferma la nostra identità, che è quella di presentare film realizzati da artisti e documentari realizzati da registi che parlano di arte contemporanea. Così, nella sala del cinema La Compagnia, un luogo che sembra già di suo animato da un'energia di confronto e di scambio, per 5 giorni sono andati in scena i film di Chiaro Stami o di Adam Pace e Virgilio Sieni, insieme al documentario su grandi protagonisti della scena contemporanea. E da Firenze sono passati artisti importanti come Shirin Neshat, già ospita lo Schermo dell'Arte nelle prime edizioni del festival. And I cannot think of many festivals that are like that, and so it's just perfect for someone like myself. Non ci sono altri festival come questo, ci ha detto l'artista iraniana, ed è perfetto per me, perché il pubblico capisce che i film proiettati qui sono realmente parte del mondo dell'arte visuale. Molti artisti stanno facendo film, per questo i punti di vista e le conversazioni sono consapevoli e unici, e io sono orgogliosa di essere di nuovo qui. Conversations are completely different and very unique, and I'm very proud to be back. Il festival comunque non si nasconde il fatto che, per quanto gli artisti stiano utilizzando sempre più lo strumento cinematografico, i due mondi, quello dell'arte e quello del cinema, vivano ancora un rapporto non pienamente risolto, come ci ha confermato Leonardo Bigazzi, curatore dei progetti speciali del Festival Fiorentino. I due mondi si guardano, si contaminano da sempre, ma ora ancora di più, però ancora fanno fatica a volte a collaborare davvero fino in fondo. Il nostro festival nasce appunto proprio per mettere in dialogo il mondo del cinema con quello dell'arte contemporanea. Un dialogo che quest'anno ha preso anche forma attraverso la prima mondiale dei film per la televisione che, da un'idea di Hans-Ulrich Kobrist, il critico d'arte Heinz-Peter Schwerfel ha realizzato su Adam Villarrojas e su Philippa Renaud. It's important to film it from inside, for this to have to understand it, maybe to know the artist and to dig into it. Per me, ci ha detto l'autore, è importante raccontare dall'interno per provare a capire l'artista e scavare sempre più in profondità. E io credo sia importante avere uno stile cinematografico per conquistare lo spettatore e portarlo a seguirti in un viaggio all'interno del lavoro. Follow you on a trip inside the work. A completare l'offerta del festival anche la mostra Directing the Real, dedicata alle ultime tendenze del film d'artista e allestita nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi.